Buongiorno signora, lei da dove viene? Da Napoli. Vengo da Arezzo, in provincia d'Arezzo. A Milano. Io abito a Via di Valle Morigana, prima porta. Da Salerno. Provincia di Milano, Milano metropolitana area. Genova, dalla Calabria. Quali sono i rifiuti che produce di più a casa? Credo la plastica, per i troppi imballaggi. La plastica tantissimo. Umido e plastica, direi. La plastica, senza dubbio. Lei ha dubbi sul conferimento? Qualche volta sì. Pure mi documento quando mi vengono i dubbi. Secondo me quelli su cui si hanno più dubbi sono sempre il Tetra Pak, le lattine, tutte queste cose qua, non si sa mai dove buttarli. Non mi è molto chiaro tutto, penso, insomma, sia un po' comune come pensiero, però in linea di massima sì, più o meno. Io ho mio marito, che lui è molto più bravo, io glielo metto lì e lui distribuisce nei contenitori. Tra i prodotti alimentari, quali sono quelli che più frequentemente getti via perché deteriorati o scaduti? Latticini, e quindi formaggi e frutta. L'ananas forse. Purtroppo verdura. La verdura a volte. Può capitare magari qualche conserva dimenticata nello stipetto, diciamo tutto qua. Forse i formaggi. Formaggi ti direi. I latticini. Latticini. Lo yogurt però io lo mangio anche dopo qualche giorno dalla scadenza. E secondo lei che percentuale di raccolta differenziata raggiungiamo in Italia? Bella domanda. 25. E a Milano? Un po' di più forse. 50. Allora, nel mio comune invece sono molto attenti, c'è una. Sono ben organizzati per la raccolta differenziata, quindi secondo me è una percentuale un po' più alta rispetto magari a città più grandi, perché il mio comune è un comune abbastanza piccolo. A Palermo forse il 10%, perché la maggior parte, specialmente nella zona periferica, la differenziata non c'è assolutamente. Tutta indifferenziata. Nella mia zona, perché io abito a Posillipo, nella mia zona si fa tutto come si deve. Addirittura abbiamo il portiere che se non è fatto come si deve, il sacchetto te lo riporta a casa. Il mio comune pare, è buono perché il nostro ex sindaco De Luca è stato negli anni passati quello che ha spinto molto sulla differenziata. E nel tuo comune? Secondo me meno, 30%. Comune di Roma? 30-40%? Credo. Secondo te in Italia che percentuale raggiungiamo di raccolta differenziata? Una percentuale? Oddio, non ne ho proprio idea. Sai, in Italia, complessivo, secondo me non arriviamo al 10%. Io mi auguro e spero che almeno arriviamo al 60-70%. Secondo te, quale sarebbe la soluzione migliore per migliorare la raccolta differenziata? Che magari ci fosse più chiarezza anche nel divulgare le informazioni, perché molte persone non sanno proprio da dove partire, ma io stessa, se non avessi il foglio magari della raccolta differenziata, non saprei bene cosa fare, e magari parlarne di più su vari canali, anche sui social non se ne sente mai parlare. Quindi questo potrebbe essere un modo anche per noi ragazzi, per noi giovani.